Geek e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo tornati con un nuovo video reaction. A questo giro torniamo da Mangaka, che è in Giappone a fare cose a tema Yu. Detto questo, ovviamente ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio per l'acquisto di giochi da tavolo, giochi di carte e Funko. Incredibile, hanno anche quelli. Quindi se volete un piccolo sconto e ovviamente supportare il canale, vi ricordo che trovate il mio referral link e il codice sconto, tutto in descrizione. Stessa cosa ragazzi, Jackstore, ovviamente il miglior negozio per l'acquisto di prodotti giapponesi e coreani. Hanno anche roba figa oltre i semplici box, quindi andate a dargli un'occhiata, Anche quello, referral link, il codice sconto, qua sotto in descrizione. In più, se volete liberarvi di carte di Yu, di Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamoci a vedere il video. Erens, pronto? Prontissimo, ma è stato più pronto di così dalla mia vita. Ragazzi, è sempre un evento mangaka che tratta Yugi, quindi pronti, eh? Soprattutto quando porta roba del genere. Ma andiamo a vedere. E adesso evoco Kuribo! Vai, attacca! Posso portarmelo a casa? Cosa, il Kuribo? Io non ne voglio sapere niente, Non ne voglio sapere niente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui direttamente da Tokyo al Tokyo Dome per... Comunque voglio dire che ero stato io invitato, poi per questioni logistiche di tempo per arrivare in Giappone hanno scelto Mangaka che si trovava lì, Ovviamente. Sì. Mi sembra scontato, lui doveva già andare, quindi gli ho detto: Luca, guarda, vai te perché tanto io ultimamente non sto benissimo, ho altri lavori da dover fare. Quindi non ti preoccupare, vai. L'evento degli eventi di Yu-Gi-Oh! Solitamente in questo stadio vengono giocate partite di baseball viste da migliaia di appassionati, ma oggi ci saranno 25.000 persone. Ci sono quiz, giochi a premi, c'è un teatro segreto in cui non possiamo ancora accedere, qui chissà cosa c'è dentro. Ovviamente in queste due giornate di evento cercherò di mostrarvi il più possibile le varie attività che ci sono all'interno, le varie cose esclusive, le varie carte. Ho il mio pass, come vedete qua sul braccio, perdonatemi se non vedrete tutto, guarda, ma alcune cose sono guarda. Esclusive per chi è venuto qua di persona all'evento. Allora, c'est parti! Quello era lo youtuber francese della live! Sì, dell'Academy. Sì, è sempre lui! Gli hanno fatto fare un'unica roba tutto il giorno. Sì, avranno preso loro quattro per l'evento internazionale. Sto piangendo, sto veramente piangendo. Lo so. Nozzi! Ci avevano pure i timbrini! Fanno anche quel cazzo di coniglio! Vabbè, questo già lo so che... prima o poi entrerà nella mia collezione, però cavolo. Mamma mia. Questo era... Konami, perché non mi fai tutti gli eventi così? Tutti i player sega a due mani. Non solo un evento ogni 28.000 anni, scusa. Hai visto la differenza tra giocatori giapponesi e giocatori occidentali? Per il fatto Secondo te rimangono così in fila? Secondo te non fanno... Secondo te puzzano? Anche quello, Ma vogliamo ammettere che... cioè, quello zaino, se lui se ne va, rimane lì 5 giorni, da noi sparisce in 40 secondi, anche se tu stai lì vicino, Sì, ma è ovvio. E sono varie motivazioni sul perché stanno smettendo di fare eventi. Ma giocano anche a Rush Duel. Kuribo rilancia il tavolo del manga. Ma io lo vorrei abbracciare e sollevare, portarmelo a casa. Eccoci qua, siamo allo Yu-Gi-Oh! Duel Monsters The Legend of Duelist Quarter of a Century e dietro di me c'è un bellissimo panel che racchiude il manga di Yu-Gi-Oh! Dagli albori ad oggi. Vieni con me, Doc, seguimi. Ricordiamo uno dei momenti iconici in cui viene evocato Exodia, Yugi che gioca a tavolino contro Kaiba e il drago. Ricordiamo gli eventi iconici dove i mostri uccidevano le persone. Scena mitica. Sì, io vorrei ricordare che queste sono tutte tavole della prima saga di Yugi che è stata animata e denominata Yu-Gi-Oh! Zero. Quindi tutta sta roba, molto probabilmente il 99% delle persone non le ha mai viste. Esatto. Avrei preferito ci fossero le tavole originali da vedere, ma capisco che era un po' troppino. Guarda Slifer, la mia divinità preferita in assoluto, ovviamente. Se diceva bestia sacra, io giuro che sfondavo lo schermo, arrivavo in Giappone, lo prendevo per il collo e me lo portavo qua, Ma ovviamente non stiamo parlando di tuberanza, scusa. No, quello è quello che sto per dire. No, Mangaka, nostro fratello. Aspetta. Ragazzi, io gliel'ho buttata al maestro, Vediamo se decide di fare un video assieme.
Ovviamente quando torna, io l'aspetto, sono di Osimo, provincia d'Ancona, non so se lei conosce questo posto, visto che è sempre marchigiano, quindi la invito qua a spacchettare insieme a me e le posso portare qualcosa di veramente interessante, altro che quello che le fa spacchettare il moccia, eh. Dovevano metterla qua, tra l'altro c'è anche il panino, Rai lo dog. Fa ridere che Rai lo dog? Un pochino. Perché probabilmente sì. È un dog di pollo e Ra è un piccione. Obelisk è l'hamburger e Slifer la bibita ghiacciata. Ma ci rendiamo conto, vieni vicino. Ma tra l'altro questo è solo un pezzettino, perché di là ci sono tutte le carte uscite di Yu-Gi-Oh! Tutte le 11.000 carte che poi andiamo a vedere dal primo set ad oggi. Qualcosa di assurdo. Tutte slivate una per una. Io immagino. Non sono neanche fogli. Non sono fogli di stampa. Ma ti immagini quel disgraziato che l'ha presa una per una e l'ha slivata? Più epici. È bellissimo, bellissimo. Il mostro resuscitato che sbuca fuori dal sarcofago d'oro. Ma che bellezza è. Ovviamente con l'artwork dell'anche egizio. Ma adesso andiamo a vedere le carte. Venite con me. Cioè, ragazzi, guarda che wow, guarda che non folature. So un cazzo di quello che sto guardando. No, vabbè. Allora, a parte i meme, lui le robe vecchie le conosce. Le robe nuove un pochino meno. Secondo me PGD non lo conosce. Secondo me Trap da Shooter l'ha scoperto solamente perché esiste il Goat. Prima non sapeva cosa fosse un Trap da Shooter. Vediamo. Ci sarà possibilità di... Mamma mia, guarda quel cazzo di paladino, che foliatura che ha! Bellissimo, bellissimo. Non vedo le ultimate però, eh. First Ghost Rare. Ma secondo te, se io arrivavo lì, fucile alla mano e portavo via un paio di pannelli, mi dicevano qualcosa? Mi sarei stupito di come tu abbia portato un fucile fino là dentro. Questa, ragazzi, invece è forse la parte più bella, almeno per me, che hanno allestito, perché è qualcosa di incredibile. Five Ds là dietro. Le spalle, vedete, per quello che si stende in realtà in ogni direzione. Guardalo, guardalo quanto è potente. Ma quello non è una pressione? Eh sì, questa è una pressione. Non penso sia una pressione, no. Dai. Vediamo. Tutte le carte mai uscite di Yu-Gi-Oh! Qui sono tutte carte in giapponese, ma abbiamo tutte le carte uscite di sempre. Dalla prima all'ultima, in più c'è anche Rush Duel di là. Sarei ora a guardare queste pareti perché è qualcosa di stupendo. Quindi... Però, allora, ammetto che l'idea di un artwork diviso in tre carte è veramente incredibile. Il fatto che anche abbiano effetti in combinazione, oltre l'artwork che si combina, è veramente top. La foliatura non mi piace, e neanche il layout. Però come idea, veramente top. Pokémon non lì, siamo qui. Uria, Amon, Raviel. Adesso vi porto a vedere le prime, che sono le più succose. Tra l'altro, gli artwork giapponesi sono diversi da quelli che abbiamo in Italia, per tante carte... Ma è bellissima! Ce l'abbiamo anche da noi, finalmente. Però sì, il primo artwork era quello. No, io parlavo della foliatura, nel senso... Ok, che ce l'abbiamo, okay. Però guarda che foliatura incredibile. Sì, lo so. Mamma mia, rimarrei qua a guardare le bocce dei Bustinatrix, però mi sa che dobbiamo andare avanti. Sono stati modificati, comunque sono tutte prime stampe, quindi anche le prime carte hanno gli artwork originali. Bello quello. Mm-hmm. Una carta rara la TP che costa più della mia anima. Ci sono tutti. Mi sembra un po' eccessivo, costa così poco la tua anima o quella carta vale così tanto? La carta vale abbastanza, però 300 euro forse sono poco per la mia anima. Può essere. E forse non è neanche la carta da 300 euro, però ok. Buco trappola, la spaccatura, buco nero, fai vedere il mago nero qua da vicino. C'è un drago bianco che blu, Ray Jake, Thunderborto, mostro resuscitato, noi non lo conosciamo, insomma, con quest'arte. Non è vero, non è aborto? Non è vero, no, aspetta, sorvoliamo su quello che ha detto. Non è vero, noi quell'artwork lo conosciamo, perché è uscito dall'arte da noi. Io sono un paio d'anni che ce l'ho in americano poi, che sta a 50 euro. Io sono uscito nel 2018-19 in l'art. Quindi... È stata la prima, insieme all'Exodia. Signor mangaka, qua abbiamo canato. Qua cadiamo, aia, proprio sulla roba vecchia, ma guarda un po'. Guardate che bellezza, lo spolverino delle arpie. Primo artwork di Doriado. Qua andiamo avanti con gli altri set. Giudizio solenne, indimenticabile carta. E poi c'è la mia carta preferita di tutte. Cambiare idea palese. Allora, tanto abbiamo visto la live col Moccia. È cambiare idea. 100-100. Che in Giappone uscì una rarità rara, parallel, ovvero cambiare idea. So un mostro! So un mostro, le so tutte!
Le so tutte. Questa qui invece non arrivò da noi subito. Tra l'altro i migliori effetti, quelli più corti. Questa è la tomba ridente, se non ricordo male. Ma sì che arrivo subito, cioè subito arrivò in Sovrano della Magia. Sì, no, può essere che era quel periodo in cui, nel senso, avevano spostato alcune carte da noi, tipo lo spadaccino di fuoco che non era uscito in LDD ma era uscito più avanti. Era uscito in LDD, era super raro, l'hanno riprintato in MRD comune. No, da noi non esiste in italiano super, uscì solo su... no, da noi uscì solo comune. In inglese invece uscì super ad LDD. Non c'è da LDD super in italiano, davvero? Sì? Erenz, mi cadi su queste cose? Che cosa mi stai dicendo? È che c'ho il set lobby anche in inglese. È come Anfora della Vita, non uscì da noi in LDD. Quello lo so, ne sono sicuro. Quello esce rara da un'altra parte, in SDM. Ah, perché avevano fatto degli switch su alcune espansioni? Per varie motivazioni che ovviamente non sappiamo. Ci siamo dimenticati di stamparle, era così difficile. No, probabilmente per questioni di traduzione e tutto il resto. Comunque guarda che bello quel tapiro. No, non lo vedete, cazzo. Oh, adesso farà una cosa incredibile. Oh, guardate che bel tapiro. Niente, ok. Precisi. E poi qua, ovviamente, andando avanti con i set, è uscito Gloro Soldato Nero. Qua abbiamo Abbandono. Anche qui uscì Parallel in Giappone. Il Combattente delle Lame. Veramente le carte più storiche che tutti, penso, amiamo. Ovviamente, Jinzo e la ragazza maga nera. Yes, I know. In quel momento gli ho detto sì. Sì, mi ci sono segato pure io sulla maga nera. Magaka, sì, tranquillo, bro. Tranquillo. Bro, sono uguale a te, Ragazzi, non lo nego. Ho cercato dei porno con la maga nera. Non lo nego, mi ci sono segato solo. Queste due carte uscirono insieme, vicine proprio. Jinzo e la ragazza maga nera. Capite che è tutto collegato, è qualcosa di incredibile. Poi, okay, ovviamente, l'immancabile Cilindro Magico. Guardate qua che bellezza. Ci sono più di 11.000 carte esposte in queste parete. Credo contando anche quelle di Rush 2 arriviamo più a 12.000. Bellissimo poi vederle così tutte nella prima edizione. Là tra l'altro c'è una carta che ora vi farò vedere, firmata da Kazuki Takashi Sensei in persona. Poi non è una carta qualsiasi, ecco, è una bellezza. Vediamo, sono curioso. Questo è potente, eh? È in giapponese, non è una versione che costa 6.000 dollari. Sono emozionato, ragazzi, perché è la mia prima volta che provo in realtà del VR, cioè in generale, quindi è uscito 10 anni fa come tecnologia, ma non l'ho mai provata. Scoprirò anche se ho la VR Sickness, e speriamo di no. Cosa strana è che mi stanno guardando tutti. Per fortuna non capiscono benissimo quello che dico, così sto più tranquillo. Però è interessante che aspettino una mia reazione a tutto questo. Non possiamo vederlo qui in real time, però ne uscirà un video su YouTube nel futuro. Ancora non è uscito e quindi vedrete gli spezzoni da lì. Qui, eccoci. Solid Vision. È bello più strano. Solid Vision, già. È un ambiente virtuale che sembra reale. Adesso sto parlando Kaiba. Come se avessi infinite carte intorno a me, tipo migliaia di carte, magari da fuori sempre un po' ridicolo. Adesso posso pescare una carta. Ma... okay. È Necrovalle, posso vedere la carta qui davanti a me. Premendo attivo tipo l'effetto della carta, eccoci. E sono... nel mondo! No, sì, non ha senso. Non ha senso, è troppo figa sta roba. Peccato che me lo fai per due links. Dagli tempo. È assurdo. Sono tornato indietro nell'antico Egitto. Sta tipo corrompendo il mondo di gioco, è stranissimo. C'è Kaiba che mi continua a dire le cose. Vorrei poterlo sentire. Qua c'è Anubi che sto accarezzando in lontananza, ovviamente. Ecco, posso pescare ancora la mia parte preferita. Oh! Ragazza, magari era la mia carta. È la volta buona che la vedi in 3D. Poi come fai a non innamorarti, scusa? Innamori per forza. Chissà se ci sono i ricettori per la sensibilità del corpo e se si può fare... Non credo. A che punto si può arrivare. Non credo ci siamo ancora arrivati. E io penso proprio di sì. Preferita, ovviamente. Si vedono pescare. Adesso verrò catapultato nel mondo ragazza maga nera. Io spero, attivando l'effetto. No, ti catapulto direttamente in camera sua. Non nel mondo della maga nera, in camera sua. Diventando un altro gioco, temo poi. Oh! Ah, lo dice pure lui, diventerà un altro gioco. Mangaka, la pensiamo allo stesso modo. Eccola qui. Pronti? Ma posso vedere delle mutandine? Ok. Allora, è apparso davanti a me, ma è tipo in alto. Quindi vedo tutto... Sì. Mangaka!
Manga, cosa fai? Sbirci sotto la gonna della maga nera? Ai ai ai, che insegnamenti dai? L'avremmo fatto tutti, l'avremmo fatto tutti. Un po' preoccupata. Ok? Oh, ma ragazzi, non ha senso sta cosa. Non ha senso, è incredibile. Ma è, penso, la cosa... Ma sai una cosa? È fatto molto meglio di qualsiasi gioco Pokémon che ha un budget miliardario. Incredibile. Incredibile, non ci credo. E secondo me è un pochino più difficile fare una cosa col VR e Yugi rispetto a Pokémon. Ma vabbè, dettagli, eh? Pensiero così a naso. Più bella che mai vista. È tipo come immaginavo Yu-Gi-Oh! A 7 anni, credo. E si diceva, posso attaccare adesso? Boom. Vai, ragazza maga nera. Attacca! Distruggilo! Sì, immaginati giocare uno contro l'altro. Ho fatto l'attacco a... Wow, a me piacerebbe tantissimo. 2 km di altezza. Abbiamo distrutto. Devo dire che è un'ottima idea, Konami. Finalmente non adesso, succede. No, qualcosa Konami, di... Konami, stai alzando l'asticella sempre più in alto. A parte gli eventi che non ce li fai, ma vabbè, dettagli. Però queste cose sono fuori dal normale. Cioè, se quel pipo prendeva pure le sembianze di mangaka, cioè, avevi... completato tutto, però nel senso credo sia un pochino più difficile da gestire una cosa del genere. La cosa più strana del mondo a tipo essere abituato a stare qui, tipo una carta in lontananza. Oh, il drago bianco Kim Blue, ovviamente Kaiba, bella, passamelo, passami la carta, forza, forza, vieni. Cioè, allora si può fare ancora tanto. Però. Abbiamo che svolazza sopra di me. Non ha però senso. Non c'ha senso. No! No, è molto, non attaccare, molto ti prego! I'm firing you with my laser! Pa! È disintegrato. Mi sa che è finita così. Ci ha salvato il Dark Paladin! No, no, mangaka, non è il Dark Paladin! Questo è il mago nero! Non è. Dove lo vedi il Dark Paladin? Però ma dove sei apparso? Guarda, mi sta guardando dentro negli occhi, assurdo! Ma guarda. Quando ti guarda così il mago nero, come fai a non innamorarti? Guarda che sguardo intenso. È impossibile non innamorarsi del mago nero. Mm-hmm. Guarda, che poi guarda che addominali che c'ha, cazzo. Cioè, guarda anche che petto. Assurdo, è troppo figo. Yugi! Mi guardano tutti. È stato un onore viaggiare con voi. Ciao, dolce ragazza maga nera. Ciao, paladin. E siamo tornati qui, senza senso. È stato assurdo. Credo che Kaiba mi stia sfidando in questo momento. Solid Vision. Capisco che provarlo così non sia la stessa cosa, ma fidatevi che dal vivo credo sarebbe tutto un altro mondo. Oh, it's amazing. È stato incredibile, ragazzi. Io disconnesso dalla realtà completamente, ma non ha senso. Cioè, le mutandine a ragazza maga nera a un centimetro dalla faccia. Era assurdo. Assurdo. L'esperimento appunto diventi presto realtà. Ve lo auguro. Che lo possiate provare così anche voi, anche una demo, non so dove uscirà, quando uscirà, ma persino a caldo è fantastico, non vedo l'ora di rientrare dentro e fare altro, vedere altri mondi, altre storie, altri personaggi, duellare davvero, quindi è incredibile davvero. E vabbè, Erens, qua non è che c'è tanta carne al fuoco, perché sono cose che sapevamo, però effettivamente... Bisogna ammettere che Konami ha avuto una grande idea e Mangaka è una persona molto fortunata. Perché ha visto le mutandine della maga nera. No, assolutamente, io mi dissocio anche da questa cosa detta dal signor Mangaka. Però vedermela lì 3D, bella, alta 1,60, perché io sono alto 1,80, quindi io non voglio una ragazza più alta di me, non è male, nel senso così. Poi è carina, con gli occhi verdi, bionda, nel senso lì ti guardi e ti innamori sotto, dai su. A parte gli scherzi, secondo me a livello grafico il mago nero è stato fatto meglio. Sì, decisamente. Lo so, c'aveva proprio il viso bello, scolpito, delineato, però vabbè, no, ragazzi, mi sono innamorato solo della maga nera, anche se il mago nero... Ammetto che è un buono spunto su cui arrivare. Devo tornare in palestra. E va bene. Detto questo, ragazzi, grazie mille per aver visto il video. Fatemi sapere qua sotto con un commento, ovviamente, cosa ne pensate. E se quando arriverà in Italia Duel Links col visore lo acquisterete. Perché ammetto che io le mani ce le vorrei mettere. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.